Oggi, martedì 7 febbraio 2023, inizia il Festival di Sanremo. Io, prima di parlarvi del Festival di Sanremo, vi invito a partecipare nella chat, che sarà breve, con super chat, super sticker, per appoggiarmi ed evidenziare i vostri interventi, poi per evidenziare un vostro commento quando questo video sarà disponibile non più come premiere ma come video, di fare clic sul tasto super grazie a forma di cuoricino vicino l'icona di condividere, e poi se mi supportate con un abbonamento, a seconda del grado dell'abbonamento, io parlerò di voi, dei vostri video e della vostra attività. Ma adesso, a parte questo, a prescindere da questo, parliamo di sto benedetto Sanremo. Inizia di nuovo, inesorabile, implacabile, irrefrenabile, nonostante tutte le cose brutte che siano successe, o forse proprio per questo, il nostro Festival di Sanremo, che sarà di nuovo la riedizione di altri Festival di Sanremo, e che ci sono sempre le novità di sempre, che non si fanno attendere. Chissà se anche quest'anno qualcuno intenterà fare qualcosa di brutto, sporco e cattivo, che non nomino più, perché altrimenti i supremi algoritmi del tubo si imbippano e mi imbippano anche a me. Ma ci sarà la sempre grande sequela di cantanti, ci sarà il Festival di Sanremo. Quest'anno non ne hanno molto parlato di Sanremo anticipatamente, o perlomeno io ho consumato meno televisione del solito. Però non è che hanno parlato sto granché di Sanremo. E poi, vabbè, saranno dal 4 al 7, 4, 5, 6, 7, sono 4 giorni, dovrebbero essere 4 giorni, perché poi ne riparlano anche fuori l'orario di Sanremo nella tele, e c'è il dopo festival. Il dopo festival è forse quasi più importante del Festival di Sanremo stesso. Io negli anni passati, dal 2013 al 2015, ho parlato di Sanremo. Anche nel 2017. Ma alla fine mi sono stancato. Mi sono stancato perché non c'erano novità, non ci sono mai state. Già l'ho detto dal mio primo video. Comunque la novità più grande è stata che non lo conduceva più Pippo Baudo. E Sanremo l'ha anche condotto Adriano Celentano, Beppe Grillo, che poi, vabbè, è andato a condurre. Ha lavorato anche nella televisione svizzera e poi è andato a condurre il Movimento 5 Stelle. Non so con quale differenza, capito? Non so con quale differenza ha condotto il Movimento 5 Stelle con rispetto ai programmi della RAI, incluso Sanremo. E non lo so, non lo so. Vabbè. Poi si è visto che Beppe Grillo, dopo aver tacciato Silvio Berlusconi in mal costumi, ha difeso a spada tratta e stracciandosi le vestimenta il figlio. Momento. Ho spento un elettrodomestico che stava dandomi fastidio e forse potrebbe interferire con la traduzione automatica del video in 150 idiomi. Allora, Beppe Grillo ha difeso a spada tratta, stracciandosi le vestimenta, il figlio, per quello che è stato accusato,
e che non è che lo hanno scagionato, e lui invece a spada tratta, strappandosi le vestimenta, accusava il Silvio. E come la mettiamo? Due pesi, due misure, caro Grillo? Vabbè. Poi che altro dire? Niente, che dal punto di vista dei cantanti mi fanno rimpiangere i cantanti del passato, addirittura degli anni 60, io che sono del 69. Comunque voi nei commenti a questo filmato, quando rimarrà come video, o nella chat, perché io non so se potrò essere presente quando questa premiere andrà in onda, capito, forse avrò da fare, forse starò cenando. Perché lasciatemi qua nella chat, qua credo che da questa parte, no? Quali sono i vostri cantanti o gruppi musicali preferiti, tanto italiani come stranieri, che partecipano o non partecipano di Sanremo? Perché poi alla fine ultimamente li stanno prendendo dal web i cantanti di Sanremo, sono rimasti alla frutta. Non sanno da dove tirare fuori i cantanti. Forse li tireranno fuori dal cilindro del mago. Ah, a proposito, in questi giorni stavo riguardando i video di Mario Circello. E poi ho anche guardato il suo Twitter. E da molti mesi ormai che non pubblica più nulla. Da molti mesi. Io sono preoccupato. Io sono preoccupato per Mario Ciricello perché già un'altra persona che conoscevo da anni in YouTube è morta ed era giovane. Io sono preoccupato che gli sia successo qualcosa. Però in Twitter ha scritto diversi mesi fa, addirittura forse l'anno scorso. Speriamo che si trovi bene, perché 4-5 anni fa ci diceva nei video di YouTube: io sto preparando mia figlia perché da un momento o un altro me ne potrei andare e non voglio che sia impreparata. E poi nei video fumava come una cimenea, un soffione boracifero, e accendeva le sigarette l'una con l'altra. E io sono preoccupato della sua salute. Mario Circello. Chiunque possa darmi notizie di lui. Comunque, ritorniamo a cose più amene, a cose più facete. Tanto vi faccio vedere che io sto registrando dopo aver pranzato, che io dovrei andare a dormire un po' la siesta. Sto registrando 6 febbraio 2023. Perché così lancio questo video come premiere domani. Non voglio fare una live su Sanremo che dura un'ora, poi non guarda nessuno. Già le live e le premiere che ho fatto, e i video soprattutto, perché la premiere è una cosa un po' recente per me, i video che ho fatto su Sanremo li hanno visti poche volte. Allora, fare un video di 2 minuti, poi ho detto faccio di 8, così ci mettono le pubblicità nel mezzo. Io non trovo nulla ormai di bello o di divertente in Sanremo. È molto commerciale, è un evento troppo politicizzato, è addirittura peggio del Sanremo degli anni 80, forse negli anni 50, 60. C'erano degli artisti abbastanza bravi, ma adesso no, io non vedo nulla, nulla di interessante in Sanremo. Poi ecco, se voi seguite qualche cantante che parteciperà di Sanremo, scrivetelo nella chat. Se mi volete proporre dei temi per i prossimi video, anche di Sanremo, nella chat scrivete
un super chat o mandate un super sticker. E quando questa premiere sarà finita e sarà disponibile come video, qualche ora dopo, forse il giorno dopo, mi raccomando, se voi volete propormi un argomento o premiare questa premiere nella quale dico che a me Sanremo non mi è mai piaciuto, ma ultimamente ancora di meno e non l'ho mai seguito, date un super grazie per dire la vostra opinione, se vi piace o non vi piace Sanremo, visto che non potrete più partecipare nella chat quando sarà finita la premiere. Scrivete per evidenziare con il super grazie quale cantante o gruppo seguite, e poi se voi partecipate con la super chat e con super grazie quando sarà finita la premiere, mi potrete proporre un tema da trattare nel prossimo video. Se vi abbonate avrete trattamenti privilegiati, come che io faccio video sui temi da voi proposti, ma anche che vi saluto in video, parlerò dei vostri video, del vostro canale o delle vostre attività imprenditoriali, commerciali, di voi, di quello che volete. Basta che vi abboniate al canale. Ci sono 7 livelli di abbonamento. Il primo è di 5 dollari. Ritornando a Sanremo, non so, è sempre più uguale a se stesso, sempre così uguale a se stesso che alla fine rischia di annoiare, veramente. Vediamo. Rischia di annoiare. 15 e 20, quanto ho girato? 12 minuti. Rischia di annoiare e si sta perdendo ormai. È diventato un carrozzone dal quale si attacca, nel quale si attacca chiunque. Un carrozzone che quando passa tutti si vogliono salirci sopra per avere 5 minuti di notorietà e diventare famosi e ricchi. Ormai più che un festival della canzone è un festival degli scanzonati, degli stonati. Fa chiunque. Cani e porci. Veramente non so qual è la ragione di essere di Sanremo. Per molti è un motivo in più per non pagare più il canone della Rai. Per qualcuno è il fatto che Sanremo non è più quello di una volta, e per qualcun altro che continua a essere comunque Sanremo è la ragione valida per non pagare più il canone della Rai. Poi mi erano venute in mente tante cose, ma forse farò altri video su Sanremo o forse una live, chi lo sa. Ma come dire, reitero quello che ho detto negli anni, e sembra fino al 18. Poi non so se ho fatto su Sanremo nel 19, nel 20, appena un video. Lino. Non Lino Banfi, dei semini del pane. Grissini con un mix di semi. Chia, lino, sesamo. Chia, lino, sesamo. I semi che c'hanno questi grissini. Zero per cento colesterolo, 0% grassi trans, fonte di omega 9.
Ma che dire? Ho letto pure i grissini, significa che già sono le 15:30 forse. 15:24, mi sto abbioccando. Tanto appunto inizia sto Sanremo e io, guardate i ditini, guardate le dita. Io non lo seguo, manco guardo l'inizio. Non il mio nome. Niente Sanremo, niente. Purtroppo però te lo ripresentano durante tutto il giorno in tutte le trasmissioni della Rai, che non ne puoi fare a meno. Allora, se siete d'accordo con me che Sanremo non vale la pena essere vissuto, non vale la pena essere visto, premiatemi o nella chat con un super chat, un super sticker, o quando questa premiere sarà video, magari dopo un giorno o due, con un super grazie. E poi commentate, dite la vostra: vi piace Sanremo, non vi piace Sanremo, perché vi piace, perché non vi piace, quali cantanti seguite, chi vincerà, chi non vincerà. Ecco, chi vincerà Sanremo? A me non me ne potrebbe importare di meno. Ma se a voi vi piace Sanremo, forse voi avete un'idea di chi vincerà Sanremo. Chi vincerà Sanremo? E chi faranno vincere? Mi ricordo che quando ultimo è arrivato, non so se secondo o ultimo, quando è stato, quanti anni fa, lui si era messo a dire qualcosa come: è tutto pilotato. Sarà vero, ci avrà avuto ragione. E allora, se è così, perché ha partecipato? Chi si accontenta gode. Chi lo saprà mai? Forse ultimo sperava di arrivare primo. E se veramente i risultati erano comprati, non aveva nulla da perdere prima e nulla da dopo dichiarandolo. Ma ultimo, non ti potevi chiamare primo? Se già ti chiami ultimo, parti bene. Poi uno che si chiama Achille Lauro. Ma vai al mare quest'anno, Achille Lauro, perché? Perché così vai a fare compagnia alle altre barche da crociera, alle altre navi da crociera. Achille Lauro, mi raccomando, presta attenzione quando nuoti, perché altrimenti fai la fine della Costa Concordia. Affondi come la Costa Concordia, no? Perché la Costa Concordia era dell'Achille Lauro, del Capitan Schettino. Chi se lo ricorda più? Ma sta ancora in carcere? Salutatemelo. Ciao, chissà se lui vede Sanremo dal carcere. Chissà se dall'ospedale del carcere anche Mattia Messina Denari, Denaro, Mattia Messina Denaro vede Sanremo. Chissà quale sarebbe stato il cantante suo preferito. Mario Merola. Ah, capito, mi hai? Mizzica. Avrebbe visto Mario Merola, Matteo Messina Denaro, e lui c'aveva per farlo vincere il denaro, capito? Voglio che vinca il mio cantante preferito. Ah, e qual è? Merola. Dice: ma no, non ha molte possibilità. E chi? E non dico l'espressione. Nisba pagava. C'ho gli scantinati di una villa da svuotare, buste intere di denaro, per quello si chiamava Mattia Messina Denaro, perché c'aveva proprio delle location piene di denaro. E vabbè, facciamo vincere il folklore quest'anno, il folklore, capito? Il folklore. E vinceva Mario Merola. Vabbè, comunque non si è mai potuto dimostrare che Mario Merola avesse dei contatti
a Napoli, perché era di Napoli, se non mi sbaglio, la camorra. Forse si è potuto dimostrare il contrario, che lo ascoltassero molto, ma non è colpa sua, non era colpa sua, perché adesso è in pace e riposi, come anche Claudio Villa. Toccando lo schermino appare a volte un riquadro. Mi infuoco. Ebbene, come dire, e già abbiamo parlato di due cantanti. Vabbè, il cellulare si è bloccato dopo aver creato diversi video corti perché c'ha la memoria piena. A me non mi piace quando si satura la memoria e devo svuotare e si stoppa il video. Per fortuna che l'ha conservato, altre volte si cancella. Però mi taglia il discorso. Vabbè, stavo dicendo di Mario Merola, Claudio Villa, cantanti del passato. Ma adesso basta. Io adesso mi inizio a filmare perché voglio chiudere questa premiere che manderò in onda domani, martedì 7 febbraio 2023. Forse farò altri video su Sanremo. Grazie se avete partecipato alla chat, super sticker. Se non avete potuto farlo, per dire cosa ne pensate di Sanremo, se lo seguite, se non lo seguite, quali sono i vostri cantanti preferiti o i vostri gruppi, se partecipano o no in Sanremo, se vinceranno o no, scrivetelo qua sotto. E per evidenziare il commento, fate clic in super grazie. Facendo clic in super grazie premierete questo video, ma anche mi dite che volete che io faccia altri video su Sanremo. E poi con super grazie o con l'abbonamento mi potrete proporre dei video e io tratterò gli argomenti che voi volete. E con l'abbonamento tratterò anche del vostro canale, dei vostri video, delle vostre attività, di tutto quello che volete, insomma. Minimo l'abbonamento parte da 5 dollari, sono 7 piani, il massimo è 200 dollari al mese. E così pago tutte le mie spese. Vi voglio vedere numerosi, abbonandovi e niente. Buon inizio settimana a tutti, sarà già iniziata perché voi vedrete questo video domani, ma adesso è lunedì e io vado a riposare perché ho pranzato tardi oggi. Arrivederci. E mi raccomando, se qualcuno sa di Mimmo Circello, che mi dica che fine ha fatto, capito? Che sono preoccupato per lui. Non si sente più neanche in Twitter. Ciao. E adesso stacco perché sennò di nuovo si intasa la memoria del cellulare, che c'ho appena 32 gigabyte. 32. Quindi se vi abbonate al mio canale mi date la possibilità di cambiare di cellulare. Adesso mi sto filmando con un Motorola Moto E7 e-Power e molti mi hanno detto che la risoluzione dei miei video è bassa, povera e meschina. Allora, se voi volete che io mi compri o un cellulare della Motorola o della Samsung di migliore qualità, abbonatevi. Perché se no è inutile lamentarsi, capito? Non vi chiedete cosa possa fare io per voi, ma chiedetevi cosa potete fare voi per me, che io già faccio i video, capito? E molti mi dicono: ti seguo fin dalla mia infanzia, 10 anni fa, sei forte, sono cresciuto con te, grazie, sono contento, però intanto fate anche qualcosa, insomma. Voi crescete, io invecchio, e anche i miei cellulari invecchiano con me. Quindi fatemi cambiare di cellulare, di dispositivi, fatemi comprare una filmatrice, cambiare di piano internet, fatemi migliorare e così vi proporrò video sempre migliori. Ciao!